Altro laboratorio orafo svaligiato nell'Interland di Vicenza nei giorni scorsi, con ancora una volta una banda di ladri esperti ad entrare in azione e a portarsi a casa un bottino per svariate decine di migliaia di euro. Presa di mira in questo caso nella notte tra domenica e lunedì l'azienda Lasertec nel quartiere Marconi a Torri di Quartesolo, all'interno della ditta di proprietà dell'imprenditore vicentino Stefano Macca, chiusa nel fine settimana come da prassi, non c'era nessun dipendente al momento del blitz. Oltre al materiale più prezioso arraffato in pochi minuti nel corso della missione furtiva, dai depositi interni del capannone i malviventi avrebbero fatto razzia d'argento. Si parla di almeno 100.000 euro di danni patiti dalla ditta tra materiale semilavorato sottratto e riparazioni agli infissi. A nulla sarebbero valsi i sistemi di sicurezza che tutte le aziende del settore predispongono. Il sistema di videosorveglianza presente sarebbe stato messo fuori uso, consentendo alla banda composta da più elementi di avere libero accesso nello stabilimento da una finestra trovata di delta. Nessun allarme è scattato, consentendo al gruppo di agire in scioltezza. I ladri avrebbero scardinato la cassaforte indisturbati dopo averla scardinata, facendola sparire con il suo contenuto prezioso. Solo all'indomani, lunedì mattina, le maestranze si sono rese conto della visita notturna, avvertendo i proprietari e le forze dell'ordine. Sul fatto indagano i carabinieri. Si potrebbe trattare della stessa banda che nei mesi scorsi è stata protagonista di almeno 3 episodi analoghi in provincia.